Il clima, l'ambiente politico, proprio quando lo guardiamo da un punto di vista cristiano della dottrina sociale della Chiesa, è molto cambiato. Mentre nel passato questa prospettiva poteva indirizzarsi ancora a partiti che si basano esplicitamente, fortemente su valori e non solo sui valori cristiani, ma anche su tutto il retaggio culturale cristiano, oggi spesso questi partiti, semmai, esistono ancora solo per il nome, o anzi, essi stessi si richiedono che cosa significa la dimensione cristiana della nostra realtà. A questo punto, anche il rapporto della dottrina sociale della Chiesa alla politica si trova davanti a grandi sfide e a un nuovo orientamento. In questo nuovo ambiente bisogna quindi ripensare i fondamenti e i principi della etica politica a partire dalla dottrina sociale della Chiesa. Quali prospettive, soprattutto l'attuale enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, può dare in merito? Innanzitutto, l'attuale enciclica ricorda la politica in generale che qualsiasi dinamica politica non può mai gestirsi e concepirsi in un modo autosufficiente, in un modo perfettistico, si direbbe nella scia di grandi pensatori politici cristiani, soprattutto quali Alexis de Tocqueville o Antonio Rosmini. Qualsiasi sistema politico che si basa sull'idea di poter realizzare solo attraverso le dinamiche politiche delle idee sociali e umane deve finire necessariamente in strutture che gli autori citati hanno determinato come strutture despotistiche o strutture totalitarie. Una politica quindi si deve rifare a valori, si deve riferire a valori. Non è la politica che crea la dimensione della giustizia sociale, dei valori, della convivenza. No, la politica si trova rimandata a quell'individuo che è la persona e che con i suoi valori di persona sta alla base della società. In questo senso, Rosmini ha formulato che la persona è il diritto. Il diritto, la gestione della società, non è qualcosa che la politica crea di propria competenza, ma che è tenuta a riconoscere. E alla politica spetta di regolare, come diceva Rosmini, la modalità dei diritti, la modalità della convivenza. Qualsiasi sistema che supera, che oltrepassa questa coscienza, finisce, come avevo detto, in strutture che non riconoscono più a sufficienza la dignità e il valore dell'individuo e della persona. Questa è una dimensione che la dottrina sociale della Chiesa e l'attuale enciclica sottolineano molto. E questa dimensione indirizza a tutta, alla politica in quanto tale. Innanzitutto così, però, dà anche un aiuto ai classici partiti cristiani a ritrovare di nuovo quel retaggio sul quale essi si basano. Altre dimensioni sarebbero evidentemente la dimensione della famiglia, la dimensione della società civile, tutte le dimensioni in cui viene vissuto una relazione viva a base della società, una relazione viva che pure essa la politica non può creare senza diventare dispotica. Queste relazioni appunto nascono all'interno della famiglia, nascono all'interno delle comunità religiose, nascono soprattutto anche all'interno del cristianesimo. Ecco perché la enciclica sottolinea fortemente per l'attuale politica i valori fondamentali della religione e della famiglia, di riconoscere questi ambienti come ambienti che non la politica può gestire come vuole, come ho detto prima, non è la politica a creare il diritto in questo senso, ma col diritto può solo riconoscere che alla base della società stanno queste comunità che con i loro rapporti creano un valore umano, creano, si direbbe oggi, un capitale umano della società che appunto la politica stessa non può produrre. E qualora si arrogasse di produrlo, diventerebbe, come ho citato gli autori di prima, dispotica. Questo
Questo è un messaggio che l'attuale enciclica lancia fortemente alla politica e conta molto su partiti, soprattutto poi di ispirazione cristiana, ma anche di tutti gli altri tipi, di farsi ispirare da questi principi che alla fine sono principi che riconoscono la dignità umana alla base della nostra società.